Buona la prima. Tornano a sorridere gli ambulanti del mercato settimanale di Santa Agata Militello che ieri, dopo 5 anni di lotta e di malcontento, sono tornati a montare le bancarelle sul lungomare regione siciliana, lasciando il sito di Contrada Capita. Il mercato settimanale, da ieri e sino al mese di giugno, si svolgerà nel tratto compreso tra Piazzale Peppino Impastato e il Museo Don Ebrodi, mentre solo a luglio e agosto sarà riportato in Contrada Capita. Il trasferimento del mercato era stato votato a novembre dalla maggioranza consiliare e dai consiglieri di minoranza Armeli e Sberna, sulla scorta di una precedente mozione proposta a luglio dalla stessa maggioranza. Soddisfatti gli ambulanti. Oggi c'è crisi, però qua è positivo. Io mi ricordo almeno nel 92 una volta ho venduto tutto. Speriamo che sia una cosa definitiva, diciamo, perché già qua sul lungomare già si è vista stamattina la gente è più contenta e c'è più spazio pure per passeggiare. È tutta un'altra cosa. Molto meglio. Non si può fare neanche paragone. La vostra idea è che comunque anche d'estate potreste stare qua sul lungomare senza dar fastidio ai turisti? Tutto questo accade in tutti gli altri mercati che facciamo sul lungomare, nessuno va, ci sposta il periodo di luglio e agosto, va. Restiamo tranquillamente tutto l'anno, resta pulito, non creiamo problemi, perciò non vedo perché Santa Agata dovrebbe avere questo problema. Va. Il trasferimento ha reso tutti contenti, anche i cittadini. È più grande, più spazioso, anche per mettere le macchine, il posteggio, posteggiare le macchine così. Lì non c'era nemmeno posteggio di macchine, qui sì, c'è tanto posteggio. È più civile, più normale, più spazioso, più comodo, senza dubbio. Perché è comodo e possiamo venire a piedi.